Guardi, le prime di campionato hanno sempre un sapore un po' particolare. Comincia un torneo, in questo torneo ci saranno delle partite che faranno classifica, i punti che si perdono non tornano più, per cui mi viene da ridere o da sorridere a pensare solo che qualcuno possa pensare cosa. La forza di una squadra si manifesta in campo e non attraverso le teorie oppure quello che magari gli addetti ai lavori dicono. Si manifesta in campo, per quello che mi riguarda, si accetta il confronto con le altre. Affrontiamo una squadra che è già rodata, che viene da una stagione l'anno scorso importante, che hanno mantenuto lo stesso impianto. Questo non significa che avranno vantaggi su di noi, perché come ho detto prima, noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo bene, ho grande fiducia in questo gruppo. Poi domani cominceremo a giocare partite importanti, partite che faranno classifica. Ho detto prima, i punti che lasci non torneranno più. Abbiamo voglia, motivazione, determinazione e sappiamo che in questo momento Pescara è anche un ambiente un po', così, tra virgolette, un po' particolare, perché c'è un po' di delusione, ma noi non dobbiamo fare caso a nulla e dobbiamo far rinnamorare i nostri tifosi, che sono sicuro quelli veri, passionali, non vedono l'ora. E noi abbiamo questo dovere. Se noi riusciamo a fare questo, guardate che di conseguenza faremo tutto il resto, vinceremo le partite e faremo anche un buon calcio. Stanno tutti bene, anche Giambò, che prima della partita di Coppa Italia stava seguendo un percorso di lavoro personalizzata, recuperato in pieno, quindi stanno tutti bene. Galano è a disposizione, abbiamo parlato dopo un periodo in cui insomma lui aveva altri desideri, adesso è pienamente con noi e quindi è un giocatore che, anche se ha svolto una parte di lavoro insomma in alcuni momenti a parte, è un giocatore che dal punto di vista fisico sta discretamente bene, ma soprattutto è importante che stia con noi. Inizio stagione non vale solo per noi, vale per tutti. Squadre che stanno al massimo non ce n'è, ma noi stiamo bene. Se per rispondere a questa domanda, stiamo bene. Stabilire percentuali non è semplice, ma stiamo bene, che è un concetto molto ampio. Stiamo ancora meglio rispetto alla gara con l'Olbia, che è stata la prima di Coppa Italia. Questo è anche abbastanza normale. Io sono contento di come abbiamo lavorato. Siamo pronti e stiamo bene. Abbiamo cominciato con i tempi giusti, era un po' di anni che non mi accadeva di lavorare. Abbiamo cominciato per tempo, sì, abbiamo avuto qualche dispersione durante questo periodo di lavoro, giocatori che sono arrivati un po' dopo, ma ormai questo col mercato praticamente sempre aperto è quasi la consuetudine. Questo ti sottrae qualcosa dal punto di vista del lavoro, però complessivamente secondo me siamo riusciti a formare un buon gruppo. Il mercato non è ancora chiuso, sappiamo che servirà integrare ancora qualcosina, ma nel frattempo domani abbiamo una partita importante dove dobbiamo fare una prestazione importante da squadra, come poi dovremo continuare a fare sempre. È chiaro che giochiamo in casa, derby, non derby, avversario, non avversario, si comincia a giocare, giocheremo per i 3 punti, giocheremo per vincere, ma sappiamo che per fare questo avremo bisogno di fare una prestazione di un certo tipo.